una sera, era normale avere un po' di ritardo, non saremmo sibariti se non avessimo un po' di ritardo, no? Ma questa volta vi posso dire ne vale veramente la pena, non per la solita piaggeria, per quelle cose che si dicono, per quelle cose che si fanno, ma perché vedete poi gli ospiti, vedrete soprattutto, sentirete soprattutto le loro argomentazioni. È una serata importante in questa terra che stranamente spesso ci vergogniamo a definire anche noi per una forma strana di campanilismo e comunque terra di silenzio e di 'ndrangheta. E lo dimostra il fatto che oggi al posto mio, io sono una riserva oggi, deve esserci il collega Pasquale Loiacolo, uno di quelli che da buon pazzo scrive e però ha un brutto difetto, pensa. E quando uno scrive, vabbè, può scrivere anche male, ce ne sono tanti, ma soprattutto pensa, può pensare anche male, ce ne sono tanti. Qualcuno magari gli fa qualche scherzo a casa, alla macchina, qualche minaccia. Forse anche di questo parleremo oggi, dei presenti e degli assenti. A iniziare da quello che è il dibattito culturale, dove la cultura non è, tranquilli, non è quella dei libri, non è quella dei grandi musei oggi, ma quella di due giornalisti, di un professore universitario, di un giovane folle editore, che vogliono dare voce a questi silenzi. Io non vi annoierò molto, farò un po' giusto dei passaggi, perché credo che chi mi sta a fianco, e mi onora di avermi chiamato per quanto come riserva, meriti più spazio del sottoscritto. Allora io, come primo discorso, penso che sia il caso che l'editore di questa iniziativa, Michele Falco, vi dia il suo saluto e vi spieghi un po' il senso di questa serata. Grazie ancora. Saremo sicuriti anche se non funzionasse il microfono, ovviamente. No? Adesso funziona. Editore. Sì, buonasera a tutti. Grazie per essere venuti. Grazie a chi ci ospita, a chi con grande generosità e disponibilità ha fatto sì che questa serata si realizzasse, aprendoci le porte di questa splendida sala che è la sala del Palazzo San Bernardino, e ci ha dato la possibilità, ci dà la possibilità di poterci confrontare, perché poi dal confronto non si può che uscire tutti quanti arricchiti, con idee in più, con idee in meno, comunque più ricchi. Io sono 20 anni che organizzo presentazioni di libri. Questo libro è un'eccezionalità in tutto, mi riserva cose eccezionali sempre e comunque. Vi devo raccontare una storiella. Quando ero bambino, come nel bambino forse, quando mia madre non voleva che toccassi qualcosa perché è pericolosa, me la nascondeva. Come ogni bambino, io più la nascondeva e più la volevo, perché incuriosito. E più nessuno mi spiegava che cosa fosse quel qualcosa, più io la volevo. Un giorno mamma ha capito come non farmi toccare quel qualcosa. Mi ha fatto prendere la corrente, mi ha spiegato il perché quel qualcosa non andava toccato. E io quella cosa lì non l'ho più toccata. Mi ha spiegato il pericolo. Mi state spiegando, ma siamo alla fondazione della casta di un libro, c'entra tutto questo. Allora io mi permetto, il mio piccolo, insomma, di dare un consiglio a tutti coloro, e non sono pochi, che vogliono boicottare Casta Calabria. Per boicottare qualcosa non bisogna nasconderla, perché se tu nascondi quel qualcosa alimenti ancora di più la voglia
del bambino, di voi bambini, di voi lettori, di conoscerla quel qualcosa e quindi di leggerla. Quindi il mio consiglio a chi pensa che quest'opera sia un qualcosa da mettere al bando, da censurare, di fare una cosa molto semplice, di spiegare perché sia da mettere al bando, di darne ragioni, di metterci la faccia, un po' perché solo così un po' uno può chiamarsi uomo, e un po' perché convincerebbe anche tutti voi eventualmente a dire che questa è qualcosa, è un qualcosa di pericoloso. E d'altronde quello che dico è supportato, corroborato dai fatti. I fatti sono che il libro va a ruba, ormai è diventato un simbolo per le librerie, per le tasche, e per il sapere, le conoscenze dei calabresi e non solo. E vi dicevo, dopo 20 anni mi è capitata una cosa eccezionale. In cosa risiede l'eccezionalità? Per 20 anni mi sono sentito richiamare da tutte le amministrazioni, quando per mia personale dimenticanza o per nostra, perché i collaboratori hanno avuto la dimenticanza, e quando andavamo in alcuni posti per presentare dei libri, che io quello faccio, non faccio altro, mi tirassero le orecchie perché non avevi chiamato il padrone di casa. Dice, ti ospitano, non chiami neanche il padrone di casa. E io poi chiedendo scusa, facendo ammenda, dicendo, è vero, mi assumo la responsabilità, do la parola a chi non mi sarei mai aspettato dopo 20 anni la legge del contrappasso, cioè di ricevere un telegramma a 2 giorni dalla presentazione per dire che il padrone di casa si dissocia da un'iniziativa che è un'iniziativa culturale, non certo sovversiva, non certo pericolosa, ma che soprattutto vuole come dire, produrre dibattito, confronto, mettere, come dire, vicino delle idee giuste, sbagliate, chi lo può dire, ma delle idee. Quindi questa volta io, grazie a Dio, non mi devo scusare, e siamo qui a Rossano, la città del sapere, una città aperta, a confrontarci su quello che è un argomento che sensibilizza un po' tutti. Il mio è un saluto ed è un brevissimo intervento, anche perché non voglio togliere tempo e spazio ai prestigiosi relatori che arricchiscono la serata, nobilitano la serata e nobilitano anche l'organizzazione della casa editrice. Quindi sarò brevissimo. Perché nasce Casta Calabra? Devo dire ovviamente delle cose che non diranno, che spero non dicano chi mi seguirà. Nasce Casta Calabra nasce da un pensiero, da una riflessione che il sottoscritto ha fatto. La nostra casa editrice è una casa editrice aderente alla realtà, legata al nostro territorio, legata ai fenomeni che circondano il nostro vivere quotidiano. La riflessione su questi fenomeni, la riflessione sul momento particolare che l'Italia intera, ma che la nostra regione sta vivendo in maniera particolare, ha concentrato me stesso, la scelta decisa su questo argomento, su un argomento appunto, quello della casta alle nostre latitudini, la casta calabra, perché pensavo che ci dovesse essere qualcuno a parlare, ci dovesse essere qualcuno ad avere il coraggio di poter mettere nero su bianco, e soprattutto ci dovesse essere qualcuno nelle condizioni di poter pubblicare qualcosa. Ed essere nelle condizioni di pubblicare Casta Calabra significa che io posso venire qui e con assoluta libertà, guardando in faccia chiunque, dire: ho detto all'autore, agli autori, quello di Rapallo, del libro, avete l'assoluta libertà, vi dirà dopo Paolo Polichieni Semento, di scrivere ciò che volete, purché
il tutto sia fedele a delle condizioni. La prima condizione è che ho detto, speriamo che se ci mettiamo un euro in tasca non ce lo dobbiamo rimettere di querele e quant'altro. Perché dovete sapere che in tutti questi anni di pubblicazione io ho ricevuto richieste di rettifica, querele, anche non meravigliate, da libri di poesie, da favolette per bambini. Quindi potete immaginare davanti a Castacapi, un libro all'interno del quale si citano, fanno nomi, cognomi, mettono cifre, si contestualizza, si entra nel merito. Ho detto, qua chissà che cosa arriverà, ci vorremmo vendere le case, ammesso che uno le abbia. Ad oggi, grazie a Dio relativamente, se io sono cattolico, bisogna riconoscere le cose, grazie a Paolo e ai suoi fedeli e bravi collaboratori, insomma, ottima redazione, grazie a loro, in casa editrice, neanche in redazione al Corriere della Calabria, è arrivata nessuna richiesta di rettifica. Quindi il primo elemento è stato rispettato. Il secondo elemento, in virtù e in, come dire, in fedeltà, ecco, nel rispetto della libertà, che non sia un libro strumentale ad una parte. Cioè che non colpisca un nome, cioè che non si trovi il pretesto per attaccare qualcuno piuttosto che un altro. Che sia un libro a 360 gradi, perché noi dobbiamo dimostrare che la volontà di questa operazione è la volontà non di appartenenza, perché se espletiamo una volontà di appartenenza saremmo anche noi casta, quindi saremmo poco credibili. Io sono assolutamente convinto che questi due elementi, e i fatti ne danno ragione, siano stati rispettati. Un altro fatto è che il libro sta avendo un gran successo, e questo non può che far felice la casa editrice. Un ultimo elemento che ci siamo proposti, Paolo ed io, prima che uscisse il libro, penso che soprattutto da una parte non sia stato recepito e non sia stato rispettato, e cioè speriamo che il libro non sia percepito da una parte politica come un abbandono della scena politica rispetto al ragionamento, al confronto su questo libro, ma che sia anzi strumento e occasione di un vis-à-vis chiaro, franco e coraggioso. Quest'ultimo aspetto devo, ahimè, dire nel 99% dei casi non è stato questo invito, non è stato accolto. Io ripeto, spero che accolgano il mio umile, modesto, da giovane editore consiglio di aprirsi, perché attraverso l'apertura, il ragionamento, il confronto, vedete, a volte se uno sbaglia e chiede scusa non fa male, può trovare nella gente, nella società civile, la comprensione. Ciò che non trova comprensione nella società civile non è tanto l'errore, ma è l'arroganza di chi commette l'errore e dice di essere nel giusto. Grazie. Grazie, il buongiorno sia dal mattino, avete capito un pochino con che tipo di piglio è stato realizzato, stampato, deciso, pensato Castacalda. Noto un sacco di amici che conosco anche da Cosenza, del posto, sia del mondo dell'informazione, della politica. Non facciamo saluti perché di solito si fa l'errore di dimenticare qualcuno, si fanno figuracce, quindi salutiamo tutti e soprattutto salutiamo la gente comune che è qui, perché ci vuole coraggio forse a seguire anche iniziative come queste, perché la cultura è sempre una scommessa strana, e visto che parliamo di cultura, anche quella della comunicazione lo è, forse anche di più. Abbiamo qui un importante docente dell'Unical che adesso ci farà la sua analisi di questo testo, e anche in questo caso vi prego di ascoltare con una certa attenzione, perché davvero oggi è una bella giornata per la Sibaritide, aprirsi oltre gli steccati di province che non ci saranno mai, o di aeroporti che non voleranno mai. Cerchiamo anche di aprirci al resto del territorio, perché Castacalda parla, come dire, meglio l'autore, di un qualcosa che non appartiene proprio prettamente a questo territorio, ma è una cartina di tornasole. Allora prego
il professore Silvio Gambino di poter analizzare meglio di me il tutto. Grazie. Grazie molte, buonasera a tutti. Io devo, come dire, vorrei esordire esprimendo un desiderio. Il desiderio è di potervi interpretare tutti, ma proprio tutti, nessuno da meno, in un ringraziamento che io vorrei proporre all'editore, agli autori coordinati da Colichieri per il coraggio, la determinazione, la schiena dritta che hanno saputo esprimere nello svolgere con serietà il loro mestiere. Chapeau, tanto di cappello bisognerebbe dire. Magari in una nostra regione, nella nostra regione, tutte le professioni svolgessero con qualità, con serietà, con professionalità un lavoro documentato che qui, diciamo, è presente. È stato già detto dall'editore, querele non ci sono state. Io vi vorrei anche dire qualcosa, ma non appaia, come dire, diciamo, deputazione, diminuzione del libro. È un libro che fa venire quasi l'ansia. È un libro penoso, non è un bel libro, perché ci scopriamo davvero incredibilmente limitati leggendo chi siamo, come ci rapportiamo con la politica. E diciamolo subito, perché c'è un primo problema nel chiedervi, diciamo, di interpretare tutti voi, nel ringraziare gli autori, la società civile che ringrazia la stampa, che ringrazia la stampa libera. Questo è il significato profondo che io vorrei esprimere. Quando noi andiamo a leggere, quando voi andate a leggere, se vi misurate con la lettura, ne uscirete depressi. La pura verità, non voglio fare un torto, ne uscirete depressi. Quello che apprenderete vi farà risultare come degli allocchi. Siamo dei cittadini che chiudiamo occhi, orecchie, come le scimmie che non vogliono guardare. Nel frattempo si fa una malversazione strutturata, organica, sistemica, di quello che riguarda il nostro territorio, le nostre istituzioni, le risorse che dovrebbero tutti noi, su questo diciamo siamo d'accordo, esprimere un'aspettativa, una speranza per il futuro dei nostri figli, le generazioni future. In realtà, come dire, a leggere i documenti che sono analiticamente, diciamo, presentati in questo libro, non c'è destra, non c'è sinistra che esca bene da questo libro. La trasversalità, già l'ha detto l'editore, è un elemento che attraversa e caratterizza questo libro. Quindi se qualcuno volesse leggere, come dire, come qualcuno fa gridandolo con i manifesti, è giusto che lo fa, perché la libertà di manifestazione è una risorsa che non ci dobbiamo far mai mancare. E quindi bene che ci siano tutti i manifesti possibili e immaginabili per esprimere le idee che noi vogliamo, diciamo, come società civile, come dire, esprimere. Ma tecnicamente in questa vicenda, ahimè, uno spazio di depressione, poi uscirò dalla depressione, poi cercherò di dire anche qualche idea, però inizialmente vi voglio dire quello che emerge è un quadro con poche speranze per il futuro. Lo scenario è allarmante. La società civile che volesse avere, come dire, un'idea di sé come di persone per bene, che non accettano, come dire, che si compiano sulla base di una propria legittimazione politica, culturale, con il silenzio, con quello che noi esprimiamo, beh, questa società civile non se ne può stare con la... non può assumere che il suo silenzio non abbia un significato, perché quando si colgono queste informazioni che riguardano politici, che riguardano burocrati, che riguardano giudici, che riguardano la stampa e riguardano trasversalmente questi mondi rappresentati dalla destra e dalla sinistra, c'è poco da essere allegri, perché naturalmente il quadro di riferimento evidenzia solo uno spazio che naturalmente ne parlavamo poco fa con Pollichieni, e sono contento di aver sentito dalla sua bocca queste parole, evoca forme di antipolitica che è bene che tutti quanti noi sappiamo evocare,
ma sappiamo evocarla per dire speriamo di non dover consegnare al futuro, diciamo, del nostro paese, del nostro territorio, l'antipolitica come lo strumento di rapportarci politicamente con i problemi della società, del presente e del futuro. Dunque, non ci chiudiamo a riccio. Questo è l'invito prudente che io mi permetto di fare nell'invocare l'attenzione della società civile a guardare il contributo positivo, coraggioso, leale, che una professione, in questo caso diciamo non tutta la professione del mondo giornalistico, ci regala con questo libro così documentato, che ripetiamo, tanto documentato da non aver potuto produrre reazioni di tipo legale, perché a sentire quello che ci ha detto e con grande soddisfazione l'editore, questo libro non ha prodotto reazioni di persone che si sentono lesi, perché per lo più sono documenti giudiziari che vengono diciamo qui resi contatti, a partire dalla prima efficace relazione di una, diciamo, di un dibattito consiliare che è davvero incredibile, in cui il trasversalismo diventa organico, in cui la destra si sposa con la sinistra si sposa con la destra e con il centro, e tutti insieme festosamente a celebrare la critica radicale contro Iacona, che si era permesso di indagare sul nostro territorio e di aver detto pubblicamente quello che poteva da tutti essere contrastato, ma che il Consiglio regionale della nostra regione ha ritenuto offensivo per la qualità rappresentativa delle istituzioni. Il problema è serio. Dunque, c'è un problema che riguarda il futuro. Io naturalmente non so quanto tempo potrò parlare. Essendo uno professionalmente che parla molto, rischio, diciamo, di rubare il tempo, e non voglio farlo perché le cose che vi dirà dopo di me Pollichini e Ruotolo sono sicuramente più interessanti, perché più aderente alla realtà di quelle che io vi posso dire oggi. Però lasciatemi dire due o tre cose, ma proprio due o tre cose che riguardano un po', come dire, il tema generale, perché è del tema generale che io vi vorrei parlare, perché quello che ci riguarda come cittadini di questo paese e di questa regione ci riguarda davvero molto. Davvero, come dire, nessuno di voi deve pensare che la ideologia possa costituire un motivo di divisione strutturale fra noi. Le ideologie noi le parliamo nelle aule, a partire dalle scuole elementari fino alle università, come un valore positivo. Chi pensa che la realtà abbia un solo colore, una sola declinazione, ha letto libri sbagliati. Il pluralismo culturale, politico, ideologico, religioso sono valori di una società ricca, che deve saperli ricreare offrendo argomentazioni adeguate alle giovani personalità che nascono, che crescono, si sviluppano. Quindi chi vuole farne un motivo di conflitto, di Guelfi contro i ghibellini, diciamo, ha tempo da perdere. Non c'è tempo da perdere, in giro ci sono problemi che si sono troppo addensati e che ci fanno guardare con preoccupazione ad un futuro in uno scenario che tra l'altro non ci aiuta a guardare bene al futuro, atteso le irresponsabilità non controllate di una economia, di una finanza che sta producendo l'impoverimento di paesi, non solo del nostro paese. E quando c'è l'impoverimento di paesi, di nazioni, dovete saperlo, perché è già successo altre volte. Qualcuno di voi avrà letto su un giornale nazionale due giorni fa Helmut Kohler, l'intervista su Repubblica di un cancelliere tedesco di 10 anni fa, 15 anni fa, Helmut Kohl. Insomma, quello che ha detto questo cancelliere, questo ex cancelliere, è allarmante, perché ha ricordato che dimenticare le ragioni della solidarietà oggi, per quanto riguardava, lui parlava i tedeschi soprattutto, fa ricordare sinistramente quello che era avvenuto negli anni 30 a legittimare l'ascesa al nazismo. Dunque, diciamo, noi stiamo parlando di cose tremendamente serie. Lo scenario economico, che si salda con una crisi politica
di rappresentanza politica e di fragilità delle istituzioni sono problemi che a destra e a sinistra devono riguardare tutti. Non possiamo pensare di dividerci perché uno è di destra o uno è di sinistra su questo tema. L'interesse di una società civile seria, matura, è quello di continuare ad articolarsi, dividersi in termini di ideologie, ma di essere duro, anelastico, rigido per quanto riguarda taluni valori fondanti dell'essere insieme comunità politica. L'essere insieme comunità politica, che deve continuare a permetterci di essere di destra, di centro e di sinistra, significa avere istituzioni salde, qualificate dal punto di vista della loro funzionalità, operanti sulla base di contropoteri necessari. Chi decide lo fa sulla base della legittimazione democratica, si chiamano parlamenti, consigli. Chi governa lo fa sulla base di un controllo politico puntuale e adeguato da parte del Parlamento sui governi. Le magistrature, che svolgono una funzione essendo soggette solo alla legge, di applicare il diritto al caso concreto senza discriminazione di sorta, come dire, eguagliando, diciamo, le condizioni, le situazioni giuridiche dei soggetti mediante l'applicazione a tutti della legge. Ecco, questo è uno Stato di diritto. Noi dovremmo, su questi argomenti che il libro ci racconta e che naturalmente descrive uno scenario di sfilacciamento fondato sul familismo amorale, come ci ricorda Pollichieri citando Banfield, ecco, noi dovremmo avere delle idee chiare. Questo quadro di riferimento è allarmante. Un quadro di riferimento di questo tipo può soltanto alludere al peggio, perché una società di questo tipo, che non ha istituzioni operanti, salde, credibili agli occhi dei cittadini, naturalmente tutto questo dimostra, documenta e legittima, come dire, la costituzione di caste, di gruppi, di lobby, di mafie. Perché il problema vero è che le mafie trovano il loro spazio operativo nel momento in cui le istituzioni, le regole non funzionano. Le regole ci sono per funzionare e per essere applicate rigidamente. Noi tutti dovremmo chiedere che la magistratura esprima il massimo del controllo. Io, per esempio, mi permetto, abbassando la voce e abbassando il microfono, questo libro è stato letto dalle procure della Repubblica del nostro territorio? Se non l'hanno letto, io mi permetto umilmente, abbassando la voce, di invitare le procure della Repubblica di tutti i territori della nostra regione di farne una documentata lettura, garantistica di tutti, sia chiaro, garantistica di tutti, ma accorta. Se noi non contiamo come società civile sul fatto che la magistratura, a partire dalla magistratura contabile, di cui qualche volta ci dimentichiamo, che deve svolgere un controllo sulla tenuta dei conti da parte del sistema delle ASL, di cui vi vorrei parlare, non ho il tempo, non ve ne parlo, fino a tutto il resto, in uno scenario in cui, diciamolo chiaramente, ma non voglio fare un discorso tecnico, l'abrogazione dell'articolo 125 e 130 della Costituzione ha lasciato questo quadro territoriale senza controlli. Sapete che significa senza controlli? Senza controlli. Questo significa. Significa che o la politica si dà delle regole di correttezza, o cittadini di questo territorio, io ho due figli di questo territorio, idealmente parlo a loro, che non sono presenti qui, ma che, come dire, sono figli di questo comune, beh, insomma, se non c'è una garanzia da parte della magistratura, delle magistrature, con riguardo alla effettività del delitto, noi siamo in una condizione in cui, ripeto, la furbizia, il familismo morale fino alle mafie hanno tutta la possibilità di allignare, delegittimando completamente la società delle persone per bene, che rispetta il diritto, si comporta, diciamo, come si chiede alle persone per bene. Primo passaggio, quindi, le istituzioni. C'è qualcosa che ci disturba da questo punto di vista, se posso dirlo. Noi in quest'anno abbiamo finito di celebrare i 150 anni, naturalmente ci siamo detti molte cose,
due frasi proprio sul punto. È nato abbastanza male quello che è il nostro paese, l'unità nazionale, e naturalmente le storie dei sette paesi che prima eravamo come Italia, fondendosi diciamo nella legislazione piemontese, ha finito col portare dietro come dire, lo spazio diciamo, delle culture, l'ambito dei territori, tutto ciò che noi siamo, tutto ciò che il DNA dei territori esprime. Qui è stato citato, anche qui a pagina 11, una bella citazione di Salvemini. Io vorrei citare subito un altro grande calabrese, che è Fausto Gullo. Non vi dimenticate, quando vi capita, andate a leggere i discorsi di Fausto Gullo all'Assemblea Costituente. Io vi voglio citare Fausto Gullo, perché queste vite importanti non si devono dimenticare. Fausto Gullo ha parlato malissimo delle regioni, perché ha detto, guardate, noi siamo appena che inizia, erano 60-70 anni che noi avevamo fatto l'Unità d'Italia, diceva Gullo, e lo diceva tenendo presente quello che Gramsci scriveva da un carcere, quindi la cultura comunista, Gullo era un comunista naturalmente, non naturalmente, era un comunista perché diciamo apparteneva a questo partito ed era una mente pensante di questo partito, riflettendo diciamo con un'opinione diversa dai cattolici in quella occasione sulla opportunità di istituire o meno nella Costituzione Repubblicana di istituire le regioni, diceva Gullo, ma per carità di Dio, assolutamente, noi abbiamo appena fatto l'Italia, se noi restituiamo territori come quelli meridionali ad un ceto politico, il ceto politico, vedete, torna di nuovo il ceto politico, Salvemini che viene citato a pagina 11, se noi restituiamo a un ceto agrario che in Europa ha dimostrato l'assoluta incapacità, inadeguatezza a far parte di un processo di unificazione politica, consentendo quel massacro che ha significato purtroppo per molti profili l'unificazione politica del nostro paese con riguardo a molti dei nostri territori. Bene, Gullo diceva, attenti, teniamoci l'unità d'Italia, le regioni non esprimono ancora, non sono nelle condizioni di esprimere questo elemento di concorsualità di un processo di unificazione, perché finirebbero inevitabilmente con restituire politicamente a questi ceti agrari inadeguati quello che, come dire, con le regioni diciamo noi otterremmo. C'era un pessimismo, diremmo noi, gigantesco di Fausto Gullo. Dopo 60 anni io direi che Fausto Gullo deve sentire un altro ringraziamento, ed è il secondo che io faccio stasera. Ci ha invitato a essere prudenti, Fausto Gullo ci ha invitato a essere prudenti. 60 anni fa non lo abbiamo preso molto sul serio, i cattolici con Sturzo ritenevano che le regioni sarebbero stato un ottimo sistema di un pluralismo istituzionale che avrebbe aiutato la democrazia, ma ci vuole la casta. Non è stato così, ahimè, perché dopo una stagione in cui questo è avvenuto, perché il mio discorso, ed è l'ultima frase che io farò con voi, non è di critica dei partiti politici, assolutamente. Il mio discorso è ritorniamo ai partiti politici. Se abbiamo ancora qualche spazio, se abbiamo ancora qualche possibilità, ritorniamo ai partiti politici, perché dopo i partiti politici noi non abbiamo garanzie. Siamo soli, inani, deboli, fragili, e siamo nelle mani delle caste, delle mafie, dei forti diciamo che sui territori governano, saranno di destra, di sinistra, ma sono cacicchi, sono, come dire, sono poteri, sono potentati, non hanno a che fare con quella democrazia che quando noi abbiamo istituito le regioni con i cattolici che ce lo proponevano. L'idea, sia chiaro, non era sbagliata, una partecipazione diffusa, ma non era sbagliata a condizione che le istituzioni territoriali, comuni, province, soprattutto regioni, come dire, disponessero di regole trasparenti, chiari, efficaci, che non restituissero il potere dei cittadini a istituzioni lontane dai cittadini che poi finiscono col diventare caste. Caste che usano i vostri soldi, i miei soldi, e li utilizzano non per restituire in termini di servizi quali quantitativamente efficaci ai cittadini, in uno scenario in cui lo Stato peraltro vie più lesina
le risorse per il funzionamento di questi servizi, salute, assistenza sociale e gli altri servizi locali. Dunque questo è il tema, la casta, le caste esprimono la deriva della politica ed esprimono la deriva della politica perché dopo alcuni anni che i partiti sono stati la democrazia che si è organizzata nel paese, il paese ha smesso di credere in questo strumento, la pura verità è questo. I partiti non ci credevano, la società non chiedeva ai partiti, come dire, quelle regole democratiche che l'articolo 49 della Costituzione chiede che si applicano, il metodo democratico interno ai partiti. Alla fine di questo scenario, uno scenario di cinismo generalizzato, dei partiti da una parte e della società dall'altra, cosa volete che capita? Quello che è capitato. I partiti non si riuniscono più, delle lobby, in alcuni casi fatte da 3, 4, 5 persone, che scelgono, e lo sapete benissimo, senza che io pensi che vi sto dicendo le idee di una qualche originalità, ognuno di voi, anche i bambini, lo sanno bene, i partiti hanno preso nelle mani il potere completo, il potere della casta che conta è il potere della riproduzione innanzitutto, prima ancora del burocrate di turno a cui viene data la pensione dopo 19 mesi e bene fa Polichini a darne conto, anche se riguardo il mio collega che mi dovrebbe portare a essere un po' più corporativo, ma non lo sono. Tutto questo, voglio dire, ha una origine fondamentale. L'origine fondamentale è che i partiti si riproducono, 5 persone in alcuni casi sono 3 persone, in alcuni casi una sola persona, si chiama populismo, democrazia populistica, deriva populistica, scelgono quello che noi tutti siamo convinti di esprimere democraticamente, la democrazia rappresentativa come una libera scelta partecipativa nel concorrere alla determinazione della politica nazionale. La prima casta che conta è quella che ci porta al centro del problema, come la politica ha perso il controllo perché non è più controllata da chi che da niente, il partito, diciamo, controlla le istituzioni, nessuno controlla più il partito. La pura verità è che dobbiamo trovare un giorno, un po' di tempo per curare i nostri interessi politici, questa è la pura verità, non so quando, non so se è possibile, ma se non lo facciamo, come dire, è meglio che non ci lamentiamo, è meglio che non andiamo a leggere il libro di Polichini, è meglio che non, come dire, diciamo di essere degli schiavi, ci va bene che sia così, la democrazia non è fatta per noi, è troppo complessa, troppo complicata, non abbiamo il tempo per potercene occupare, deleghiamo tutto e che vengono i dittatori che ci risolvono i problemi perché è molto più semplice, molto più pratico. Allora, se questo fa male sentirlo alle nostre orecchie, non c'è dubbio di sorta. L'alternativa è chiedere istituzioni funzionanti, chiedere contropoteri. Io ho chiesto espressamente questa sera che le magistrature, come dire, acquisiscano i loro dossier perché avvino le indagini, se ritengono di doverlo fare, naturalmente, io sono nessuno, le magistrature hanno un potere dello Stato nelle mani, ma che se questo, diciamo, contiene una normativa che assume violazioni di regole giuridiche, io come cittadino vorrei essere rassicurato che illegalità in questo spazio che viene qui denunciato e che non ha portato denunce, querele, che ci sia. E poi che ci siano i contropoteri sociali, che una società sappia, senza diventare antipolitica, sappia rivendicare regole di democrazia interna ai partiti, statuti democratici funzionanti, riforme dei sistemi elettorali che consentono ai cittadini di contare direttamente senza delegare e poi quella partecipazione attenta, acuta, che non cede mai la propria sovranità a chi che sia, fosse proprio anche il proprio genitore, il proprio fratello, quando si ha a che fare con ciò che ci qualifica come sovrani, è bene che teniamo gli occhi aperti ed è bene che come dire, non deleghiamo mai in modo completo, ma ci riserviamo sempre quella prudenza vigile, attenta e partecipativa che non si fida mai compiutamente, come dire, della investitura di altri che decidono compiutamente per noi. Insomma, se io sono riuscito a dirvi qualcosa, io vi volevo dire, non ce ne stiamo seduti, perché il problema è serio e il problema è allarmante. Grazie.
in questa comunità, in questo tipo di società così malata, in cui lo Stato non è lo Stato di diritto, ma se ho capito lo Stato dei diritti, con la D minuscola, una funzione deve avere la società, e in questa funzione avranno spesso e volentieri, forse più a torto che a ragione, forse purtroppo, anche quei cronisti coraggiosi che vogliono parlare in qualche maniera di queste cose che non funzionano. È un male forse, professore, perché dovrebbe essere la società a difendersi e non lasciare tutto agli editori, ai giornalisti, agli scrittori, ma va bene così. Qualche anno fa Pasolini scriveva un pezzo in cui diceva di sapere delle cose, e forse ogni tanto, in ogni epoca, in ogni regione, qualcuno deve saperle e raccontare delle cose. Guido Ruoto, per esempio, le racconta. Buonasera. Provo a raccontarle, io sono uno di quei cialtroni che per il presidente della regione Calabria dovrebbe smettere di provare a raccontare questa terra. Vorrei anche dire che io amo questa terra e vengo, la prima volta che sono venuto qui da turista allora, ma da turista politico, diciamo così, era il 22 ottobre del 72. Avevo 17 anni e stavo su uno di quei treni del sindacato, venivo da Napoli, ero un ragazzino e mi ritrovai a Reggio Calabria, la Reggio Calabria dei Monti. È da allora che, come dire, ho amato questa terra, è da allora che frequento questa terra. Poi sono cresciuto da ragazzino, diventato adulto e ho iniziato a lavorare professionalmente in questa terra, faccio il giornalista. Dico questo perché con profondo senso di dolore che io avverto dopo tanti anni di frequentazione un senso, come dire, una novità in questa terra. Io penso che la Calabria abbia smesso da tempo di sognare, i calabresi non sognano più. Se noi pensiamo alle generazioni precedenti, la mia, che uscirono dalla guerra, dal dopoguerra e costruirono l'Italia, lo sviluppo, che diedero, diedero il corpo ai propri sogni, e penso alla Calabria di oggi, penso, vedo un abisso, vedo una rinuncia a sognare e a tentare di costruire un futuro. Questo libro, in realtà, il libro di Paolo e degli altri ragazzi, che con Paolo fanno ogni giorno informazione sul sito web del Corriere della Calabria, fanno il settimanale, provano a raccontare, perché io ogni tanto scherzo, chiedo a Paolo, ma insomma certe volte dovendo fare tutti i giorni il sito e il settimanale, cioè, hai difficoltà a trovare notizie. Paolo mi dice sempre, io ho difficoltà a non pubblicare, sono talmente tante le notizie che io purtroppo la sera devo anche decidere di non pubblicare, di dover fare una scelta di non pubblicare. E come nel ciclo della storia di tutti questi anni, noi abbiamo avuto spesso dei coni d'ombra di informazione nei confronti della Calabria del Sud, così noi oggi stiamo vivendo esattamente questa fase, siamo di nuovo entrati in una zona d'ombra, in un cono d'ombra che non ci fa capire, che non ci racconta questa terra, che non racconta la Calabria al paese. E il libro da questo punto di vista è molto importante perché è una cronaca ragionata, una cronaca, come dire, è un ritmo su una storia quotidiana, su una storia quotidiana di documentazione di questa lenta morte, non solo delle coscienze civili e poi ci ritorno, ma anche della democrazia, professore, sì, una democrazia, non c'è più la democrazia, non c'è più la democrazia perché, come diceva anche lei, è venuto meno il sistema dei partiti. I partiti sono diventati, come dire, singole lobby di personaggi. È venuto meno quel senso di amministrare la cosa pubblica. Non c'è più. E io sono totalmente d'accordo, lo dico proprio per non essere equivocato. Io da questo punto di vista non faccio distinzioni tra destra e sinistra. Il libro inizia con un pugno nello stomaco per me, perché è il racconto di quello splendido reportage che è storia, storia televisiva, storia del giornalismo moderno di Riccardo Iacona sulla Calabria.
e racconta la cronaca pubblica, quasi lo sbobinato di quel consiglio regionale che si fece contro la trasmissione di Riccardo Iacona. Io penso tranquillamente, caro Paolo, che se il libro, cioè se si potesse riaprire il libro, tu concluderesti il libro con la stessa cronaca di un consiglio regionale che se la prende all'unanimità contro le dichiarazioni in un processo del colonnello Valerio Giardina a Reggio Calabria, il processo Meta, perché anche in quel sbobinato che io ho letto sul sito web tuo, sul Corriere della Calabria, c'è questo racconto impressionante, tu vedi visivamente questo ceto politico che da destra a sinistra difendono il simulacro dell'istituzione, perché in questo caso qui il governatore Giuseppe Scopellini non è che è stato accusato da Valerio Giardina, dal colonnello Giardina, a domanda del pubblico ministero, siccome certi suoi rapporti con esponenti d'Andrangheta erano emersi e sono parte del dibattimento, il colonnello Giardina ha risposto, ha creato scandalo, il ceto politico si è chiuso a riccio, a difesa non si sa bene di quale istituzione, se appunto non quella proprio rappresentata dal governatore Scopellini. E dunque dicevo, io avverto appunto questo libro, dicevo paradossalmente sicuramente avresti chiuso il libro con mettendo uno continua, immagino, perché è, come dire, una rappresentazione plastica di questa drammatica realtà del ceto politico calabrese. Dicevo prima che io mi conosco nell'analisi che faceva il professore Gabino sulla crisi dei partiti e vedo in questa crisi un pericoloso elemento di smottamento progressivo della democrazia qui, perché è vero che la crisi dei partiti è un fenomeno che riguarda a livello nazionale. Però qui a questa crisi dei partiti corrisponde una presenza sul territorio delle cosche dell'Andrangheta. E con una politica debole l'Andrangheta ha più forza di imporsi sul territorio e sulle grandi scelte di fondo che compie per tutelare i propri interessi economici. Dunque, mi ha colpito appunto nel libro proprio anche questo racconto sui vizi privati anche di questo ceto politico, perché nell'introduzione appunto Paolo Polichini e i ragazzi che con lui hanno scritto il libro citano il familismo amorale. Io vorrei leggere quel passaggio, il familismo amorale, perché detta così potrei, proprio per spiegare fino in fondo il senso del ragionamento. Il familismo amorale, che cos'è? È massimizzare unicamente i vantaggi materiali di breve termine della propria famiglia nucleare, supponendo che tutti gli altri si comportino allo stesso modo. Questo principio di conseguenza portava ognuno a perseguire solo l'interesse della propria famiglia, il familismo, e mai quello della comunità. Le categorie del bene e del male si seguivano solo all'interno del nucleo, ma non nei confronti degli altri gruppi. Da qui l'aggettivo amorale. Dunque il familismo amorale è una perdita di senso dell'amministrazione, della collettività, il senso comune dell'amministrazione, e il fare il proprio interesse del nucleo familiare, e da questo punto di vista, pensando che anche gli altri lo fanno, cioè la moralità del bene. Ora, in una realtà come la Calabria, io penso che noi siamo, questa parte addirittura possiamo dire ancora, una situazione che anche questo, il familismo amorale è stato superato da un certo punto di vista, perché non ci sono neppure gli interessi delle famiglie politiche, tra virgolette, ma sono soltanto interessi di singoli personaggi che sulla politica stanno costruendo propri interessi e fortune personali, facendo venire meno il senso, come dire, di un bene della collettività. Ora, io dicevo prima che
avverto un senso di morte in questa terra. E qui vorrei fare un ragionamento sulla coscienza critica e sulla morte, sulla morte. In questi giorni abbiamo fatto un dibattito su Facebook, una di queste reti, tra un po' di amici giornalisti calabresi, di noi che ci conosciamo da tempo, no? E il tema era sulla irredimibilità di Reggio Calabria e della Calabria. Come voi sapete, anche alcuni ultimi rapporti, per esempio il rapporto della DIA, ripreso dal procuratore nazionale antimafia Grasso, che parlava dell'Andrangheta come dato strutturale della Calabria, no? E quindi su questo si è innestato un po' un dibattito tra chi, come dire, ritiene la Calabria irredimibile da questo punto di vista, l'Andrangheta destinata a vivere nei secoli, non solo, non, perché a differenza di Cosa Nostra non è, perché Falcone che cosa diceva? Che la mafia è come tutte le cose naturali destinate ad avere un inizio e una fine. Perfetto. Qui in Calabria l'Andrangheta è qualcosa di più complicata rispetto alla, perché, come dire, trae la sua forza e la sua cultura anche in dei vincoli familiari. Quindi da questo punto di vista il ragionamento è più complicato. In ogni modo, partendo anche dall'affermazione di Grasso sul dato strutturale dell'Andrangheta, proprio un elemento costitutivo del Calabria dell'Andrangheta, abbiamo fatto questo dibattito. E io ricordavo a un collega quello che lui mi raccontò 20 anni fa, giovane cronista che arriva a Reggio Calabria. Reggio Calabria stava uscendo dalla guerra di mafia, 1000 morti ammazzati, per capire che cosa significava vivere a Reggio Calabria. Questo collega mi raccontò un aneddoto che gli era capitato. Sua figlia aveva 9 anni, un giorno sentendo un servizio del telegiornale disse che era morta Greta Garbo, cioè nel 1990. La bambina alzò gli occhi e chiese ai genitori: ma chi l'ha ammazzata? Adesso poi la prima reazione è un sorriso, penso a Mario, perché in realtà una bambina di 9 anni aveva metabolizzato la morte come, solo come una morte violenta. Cioè non riusciva a razionalizzare che uno potesse morire di morte naturale o anche di una malattia, è chiaro, è morta ammazzata. Ora, questa bambina, oggi trentenne, avvocato, è intervenuta nel dibattito. Certo che me lo ricordo, Greta Garbo che l'ha ammazzata. Io allora, già allora, pensavo di scappare da Reggio Calabria, infatti sono scappato, oggi faccio l'avvocato a Roma. Perché ho raccontato questo? Perché se noi non partiamo da questo dato strutturale di quello che ha rappresentato e rappresenta nella quotidianità per intere generazioni, che cosa ha rappresentato l'Andrangheta nel senso anche di morte, perché ci sono state guerre, se noi non riusciamo a capire quanto sia importante oggi ragionare in termini di come riuscire a sconfiggere questa Andrangheta, che cosa è diventata l'Andrangheta e che cosa è diventata la politica, io penso che davvero poi una prospettiva per la Calabria è molto difficile immaginare una prospettiva positiva. E da questo punto di vista l'ultimo elemento alla discussione che vorrei portare di riflessione è che io penso che, la dico brutalmente, non esiste una massa critica, non c'è una società civile che reagisce, che ha reagito, e credo che anche se la politica, questo è proprio perché non c'è una società civile che ha reagito. A Palermo, dopo le stragi, ci fu la rivolta delle lenzuola bianche, il segno proprio visivo della, come dire, della integrità della donna esposta ai balconi. Ci fu una sorta, un processo da una parte di catarsi quasi, ma comunque di identificazione della collettività nei confronti dei due figli Falcone e Borsellino trucidati dalla mafia stessa. Ecco, io penso che insomma, oggi in Calabria questa massa critica non c'è, penso addirittura non ci sia mai stata, sicuramente oggi non c'è.
mi ero dimenticato la cosa più importante, volevo che finissero entrambi i loro interventi. Un mio personale ringraziamento a Guido Ruotolo, al quale mi lega, mi pare, le origini partenopee. Spero non sbaglio, che io sono nato a Napoli, sebbene viva da 38 anni a Cosenza. E a Silvio Gambino, al quale mi lega la seduta di laurea, perché è stato il mio relatore 16 anni fa, durante il giorno, appunto, di un giorno di maggio, 7 maggio. Quando mi sono laureato in economia aziendale, perché hanno accolto il nostro invito gratuitamente, semplicemente perché hanno sposato un'iniziativa con grande generosità e con grande serietà, prontamente sono qui e hanno portato la loro prestigiosa testimonianza. Grazie. Senza tanti preamboli, di sentire l'attore in questa analisi che sembra amara, ma è solamente puro realismo, e ci fa tanto bene davanti a una malattia avere un medico, dei dottori così tra virgolette crudeli, ma soltanto realisti. Chi vuole bene fa piangere, dicono i nostri vecchi, ed è vero. Paolo Polichini. Grazie. Io intanto vorrei ricordare i colleghi che hanno lavorato con me, perché hanno lavorato molto più di me nella fatica fisica di questo libro. Sono Antonio Ricchio, Giampaolo Latella, Pablo Pedrasso ed Eugenio Furia. Poi volevo cogliere anche l'occasione per ringraziare pubblicamente sia il professor Gambino che Guido Ruotolo. Il professor Gambino non è una cosa estranea alla nostra esperienza giornalistica. È stato uno dei momenti che ci ha spinto sulla strada della scelta di fare editoria autonoma. Noi oggi siamo in Calabria, può piacere o meno, gli unici editori pubblici. La nostra è una società editrice che non ha soci né palesi né occulti, che non ha imprenditori alle spalle, che vivrà, per adesso sta vivendo anche bene, ma vivrà fin quando potrà vivere del suo prodotto editoriale. Non vendiamo né salami, non facciamo null'altro nella vita, cerchiamo di fare queste cose. Su questa strada ci ha spinto molto, probabilmente non se ne è manco accorto il professore Gambino, perché quando io, che nasco alla professione giornalistica come un lupo solitario che va in giro, trova la notizia, la porta, eccetera, vengo costretto a gestire una collettività, una redazione, mi imbatto subito in un primo problema, che era lo scontro frontale con l'istituzione Consiglio Regionale della Calabria, che era presieduta da un ex comunista. Quindi, se poi gli ex comunisti sono democratici e accettano le critiche, al massimo ti tolgono i saluti, mentre gli ex fascisti cercano di delegittimarti e di così buttarti in un angolo, o di evitare che tu possa avere spazio per fare la tua professione, non è colpa mia. Ma noi all'epoca incrociamo la strada del professor Gambino quando io, direttore di Calabria Ora, ho cercato chi autorevolmente, molto più autorevolmente di noi, ci poteva aiutare a spiegare cosa significava l'oscuramento del PURC, perché all'epoca il presidente del Consiglio regionale, Boba, aveva tentato l'oscuramento del PURC. Il PURC è il bollettino ufficiale della Regione Calabria, dal quale noi attingevamo. Quindi parte da lì. E all'epoca noi ricevemmo una testimonianza, non solo di dottrina, perché non starei lì, non avrei io gli strumenti necessari per giudicare sul piano dottrinale il professor Gambino, che comunque è tra i costituzionalisti più... Non esageriamo adesso. No, non lo sto esagerando, non c'è motivo, gli esami li ho dati, li ho superati, non mi guarderò bene dal tornare al banco dell'università. I miei figli sono laureati, sono lontano da qui, non ci sono problemi. No, lui ci chiede il modo di non scrivere fesserie e di spiegare con i suoi articoli, che erano un miracolo di didattica, che cosa significava rinunciare alla trasparenza che il PURC ci dava. Quindi iniziò da lì questo percorso.
Noi abbiamo continuato, altri hanno cambiato strada, noi abbiamo continuato lì. E io oggi volevo dare questo ringraziamento. Guido Ruotolo, adesso chi ha letto le cialtronate di chi cerca di dare del cialtrone agli altri, forse non sa alcune cose. Quando qualcuno aveva un futuro molto incerto, sospeso a metà tra il fronte della gioventù e i boys della curva della regina, c'era gente che in Calabria rischiava la vita. E c'era Guido Ruotolo, che per il manifesto seguiva mamma Casella e che poi ci incrociavamo nella piazza di Taurianova, dove si giocava al tiro al segno con la testa mozzata, perché anche questo è successo in Calabria, al rivale dell'altro clan, e poi si scriveva, tornandosene a casa al buio, ognuno per i fatti suoi e senza grandi scorte né mediatiche né militari, si scriveva di clan che operavano su un territorio dove nel 1982, al primo maxi processo tenutosi in luoghi, 36 sindaci sotto giuramento dissero che la 'ndrangheta non esisteva ma era un'invenzione dei giornali. 1982. Lì noi facevamo la cronaca. Enrico Fierro era a Capizzaglie, non oggi che si va in 7.000 con le fiaccole, quando a Capizzaglie erano stati ammazzati tre netturbini, a caso, perché la 'ndrangheta bastarda di Lamezia Terme aveva deciso che bisognava unire tre netturbini per costringere l'amministrazione comunale ad esternalizzare la raccolta delle lentezze urbane. Vennero uccisi i tre che erano di turno quella mattina. Un anno dopo venne ucciso l'ispettore Aversa e sua moglie. I cronisti calabresi, mi dispiace, io non ero tra quelli, firmavano con pseudonimi. La Gazzetta del Sud fu costretta a fare arrivare a Catanzaro cronisti di Messina, colleghi che oggi fanno ancora onore, scrivono ancora là, Cannizzaro arriva da Messina. Marcello Mento arrivò da Messina, anche i colleghi che poi passarono all'Ansa, Minuti e De Domenico, arrivarono da Messina, perché i cronisti calabresi non scrivevano i pezzi. Quindi la Calabria ha anche un debito di riconoscenza rispetto a quei noti cronisti che, pur non essendo calabresi, vennero qui non fare tocca e fuggi, ma a spiegare quello che succedeva in Calabria. Quindi Enrico Fierro, Guido Ruoto, come ce ne sono tanti altri, hanno crediti e non debiti verso questa terra e non sono dei cialtroni, cialtroni sono altri. Scusate questa breve, perché sembra che è un po' di tempo che alcune cose, insomma, voglio dire, e secondo le dico sempre in pubblico, facendo i nomi, mentre altri parlano sempre di oscure lobby, ma al quale poi non gli danno mai un nome. E veniamo al nostro tema, femminismo morale. Noi l'abbiamo scelto perché lo stesso sociologo che lo ha, Banfield, all'inizio aveva sospeso il suo giudizio, e lì è una storia molto bella. Lui arriva lì non perché vuole fare questo studio, lui arriva in questo paesino della Basilicata semplicemente per conoscere gli avi di sua moglie, che aveva conosciuto in America, l'aveva sposata e quindi non doveva vedere con lei, eccetera. E lì scopre che la casta familiare è l'unica regola che esiste. Non c'è nessuna legge, né etica né statale, che viene rispettata. Quello che fa comodo alla mia famiglia è buono, tutto il resto non interessa. Lui sospende ogni giudizio su questa cosa. 20 anni raccoglie interviste, ci sono delle testimonianze che lo mettono anche in crisi al momento, perché c'era il vecchio del paese che diceva: ma scusa, perché
E così il familismo, certo, prima viene la mia famiglia, poi vengono tutti gli altri. E perché se c'è mio figlio e tuo figlio, c'è il figlio del burrone e io ne posso salvare uno, tu che pensi che salva tuo figlio? Io salvo il mio figlio. Cioè erano anche convincenti nelle loro illustrazioni. 20 anni dopo, un bel po' di tempo dopo, Packard ritorna e trova che in un contesto più o meno cresciuto, quel paese dove lui aveva fatto la sua ricerca era arretrato di morto, era un paese disperato, era una specie di Cayenne dove venivano spediti i peggiori delle peggiori professioni, i peggiori medici, già erano lì, perché tanto lì non c'era regola, c'era il familismo, amore, e lì diventa amore. Il familismo ha un suo epilogo che è, se volete voi, l'unica regola. Il potere, io vado dal potere, discuto con lui, se lui vuole una cosa si fa, se non vuole non si fa. Non ci sono altre regole a intralciare il passo. Salvo poi scoprire che Gerhard Rossi, che era un tedesco che amava la Calabria e ha studiato tutti gli idiomi calabresi, ci ha dato l'epilogo del familismo onorario. E l'epilogo è che tutti i dialetti calabresi hanno una cosa in comune. Non coniugano i verbi allo futuro. Nessun dialetto calabrese coniuga i verbi allo futuro. Nessuno dirà io domani farò, io domani faccio. Nessuno dice io domani vedrò, io domani vivo. Lo dico nel mio, ma il vostro immagino che se ci pensate un attimo non è diverso. Questo è quello che abbiamo ereditato. Era difficile fare di peggio secondo noi. Ci stanno riuscendo invece, perché la casta oggi si è ulteriormente imbarbarita, ha buttato via gli ultimi sprazzi di legalità, è diventata sempre più autoreferenziale. Gli esempi plastici sono sotto gli occhi di tutti. Io penso che, adesso farò un esempio che presto qui a Rossano capirete molto meglio, forse già domani lo capirete molto meglio di quanto io oggi riesca a spiegarlo. La supplimazione della casta. Io non posso fare l'assessore perché la legge me lo vieta. Benissimo, io stasera esco e domani mio figlio sarà assessore al posto mio. Un caso, nei prossimi giorni vedrete se sono stato un buon profeta. Mentre noi siamo qui, da qualche altra parte, la casta celebra questo rito di sublimazione. Già, bene. Ed è questo il motivo per cui il mio sforzo nel libro è uno sforzo vano, perché per seguire la casta in Calabria ci vorrebbe una radio. Il libro è del 15 di dicembre, è già vecchio. Vi posso dire alcune perle successe da allora ad oggi. 12 leggi, sono diventate 12 le leggi regionali impugnate dal governo. Per la prima volta è stata anche impugnata la legge regionale del bilancio, perché il modello Reggio non prevede che il bilancio si voti con una legge. Al comune di Reggio non si faceva così, quindi abbiamo raggiunto 500 milioni di. Alla regione hanno fatto lo stesso tipo di lavoretto, però alla regione si chiama legge finanziaria, si approva con legge e la legge è stata impugnata dal governo per una serie di piccole cose, ve ne cito alcune. Perché hanno istituito una nuova direzione generale presso il Consiglio regionale della Calabria senza dire a quale legge fanno riferimento e con quali soldi pagheranno il dirigente. Perché hanno aperto 3 nuove sottodirigenze alla stazione unica appaltante, così i soldi che abbiamo risparmiato con le gare d'appalto centralizzate li spendiamo in dirigenti e strutture, che però è stata bocciata anche per questo profilo, perché hanno preso dei soldi che servivano per fare una cosa, li hanno usati per ripianare i debiti della SOGAS, che è la società di gestione dell'aeroporto di Reggio, e perché hanno fatto lo stesso lavoretto prendendo altri soldi per ripianare i debiti dell'ente fiera di Cosenza. Dopodiché c'è un altro record.
il governo ha impugnato due volte la stessa legge, la legge è quella sulla Fondazione Campanella. Cioè, cosa hanno preso? Una struttura privata che è fallita perché non ha raggiunto gli obiettivi, è nata una struttura che doveva entro 3 anni diventare istituto di ricerca e cura. Se non ci riesci, te ne vai a casa, nel mondo, in Calabria. Se non ti riesci, non ci riesci, la privata diventi pubblica. Hanno fatto una prima legge passata all'unanimità. All'unanimità. Il governo gliel'ha impugnata, hanno spostato le virgole e riproposto la stessa legge, il governo gliel'ha impugnata. L'unica differenza è che sul punto hanno messo d'accordo sia Berlusconi che Monti. Perché la legge sulla Campanella, prima versione, fu impugnata dal governo Berlusconi, la nuova versione è stata impugnata nei giorni scorsi dal governo Monti. Questi sono dei fatti. Ora, rispetto a questi fatti, far scappare i sindaci, minacciare gli assessori, boicottare i dibattiti, cioè è una cosa puerile. I fatti, dicevo Winston Churchill, sono ostinati, punto, sono fatti. Se Brunetta, che è il più grosso bolscevico dell'ultimo quinquennio italiano, ha imposto che si mettano in curricula sul sito della regione, ma mica è colpa di Bonichini che ha fatto il libro La Casta. E non è neanche colpa di Brunetta se adesso sono costretti a mettere i curricula per i quali viene promosso a direttore delle risorse umane del Consiglio regionale della Calabria uno che mette nei suoi curricula come titolo di studio l'istituto d'arte e come modalità operative regge bene lo stress perché è autodidatta di pianoforte chitarra. Questi sono atti, sono cose messe lì da loro, non da noi. Un altro è stato proprio che ha fatto un master per il coordinamento interno e per i servizi di cerimoniale. Un master. Io ho scoperto che siamo tutti degli idioti, perché i master in genere, uno per capirci qualcosa, non dico un biennio, ma 6 giorni. Un master di 6 giorni. Il Padre Eterno ci ha messo uno in più per fare il mondo, ma più o meno siamo lì. Questi sono i dati che sono dentro quel libro. E non sono, io sarebbe l'unico vero motivo per cui io considererei un fallimento questo lavoro, se quel libro viene visto come un monumento all'antipolitica. È una disperata richiesta di ritorno alla politica. Scappare dalle istituzioni, scappare dall'impegno politico, significa lasciare dei vuoti che vengono riempiti dagli avventurieri. Quando noi dedichiamo il libro a Italo Falcomatà, ad Aldo Ferrara, a Guarascio e a Martorelli, che poi guarda caso arrivano da ideologie molto diverse, molto distanti tra loro, lo diciamo proprio per questo, e per fortuna ce ne sono anche altri, per un fatto di scaramanzia non abbiamo voluto citare i viventi, ma ci sono anche persone che hanno fatto autentico regionalismo in questa terra, quando la regione non aveva né le funzioni né i fondi che oggi ha. Noi auspichiamo un ritorno alla politica, perché noi non vogliamo che quei vuoti vengano riempiti dagli avventurieri che in questi giorni governano la politica di casa nostra. Quindi non è un libro contro la politica. Questo è un punto sul quale io tengo a ribadire. Né è un libro che pensa di liquidare la questione con la casta della politica. Magari fosse così. Noi avremmo dovuto fare la Treccani, perché le caste sono tante. Peggiore di quella della politica c'è quella dei giornalisti. 54 giornalisti lavorano al soldo della politica direttamente, quelli indirettamente la possiamo perdere, stendiamo un velo. Questa è una terra che secondo il nostro presidente regionale ha troppi giornali, per ogni,
non ha troppi infocomunicatori e invece ne ha 54. Ci sono 54 giornalisti disseminati tra i vari uffici stampa direttamente o indirettamente dipendenti dalla regione. A fare cosa? A dare le notizie o a evitare che le notizie vengano date? Su questo c'è la scommessa di molti, di molti, di molti di noi. E poi ci sono gli aggiornamenti che vi dicevo prima, che ve ne do un altro paio, giusto perché non voglio parlare di quello che c'è nel libro, perché se no Michele Falco diceva che lo stiamo vendendo, ma non è il caso di... Vi dico quello che non c'è. Io ho lanciato un appello, c'è una società in house della Regione Calabria che si chiama Calabria Etica, ho detto fatemi una sola cortesia, toglietegli quell'etica, chiamatela quantunquemente Calabria, cioè, non lo so, togliamoci quell'etica, perché a simulacro di quel Calabria Etica cosa c'era? Uno statuto che tra le altre cose diceva che il presidente di Calabria Etica non prende alcun compenso. Il nuovo presidente di Calabria Etica da solo, qui parlo al professore Gambino perché ci illumini, da solo ha cambiato lo statuto. Dio sa che cosa ho dovuto fare per modificare lo statuto di una società SPL, io che eravamo due soci. Allora, da solo ha cambiato lo statuto e ha messo 5.100 euro al mese per il solo presidente. Calabria Etica. E quella società che finanziava eticamente due esponenti politici che dovevano aiutare le vittime del Pizzo a Cosenza e che sono stati arrestati perché imponevano il Pizzo alle vittime del Pizzo. Chiaro? Di questo stiamo parlando. Poi è successo che l'università che ha altra casta, professore, non ne parliamo. A proposito, il colonnello Giardina, che adesso è diventato figlio a noi, era di casa all'Università di Cosenza, era il principale relatore al Master dell'Intelligence dell'Università di Cosenza. Veniva presentato, e io sottoscrivo, nel marzo del 2009. Bisogna dire quale Master, perché io sono direttore di una scuola... E abbiamo master di grande qualità. Presidente, io purtroppo mi devo accollare le colpe della mia categoria. Master all'interno della facoltà di lettere. Questo master dell'interno. Presieduto dal vice, dall'assessore regionale. Aspetti, se non lei non mi tocca il programma finale. Allora, nel marzo del 2009 questo era un integerrimo funzionario dello Servo, un grande ufficiale... Gran Luca Mann, direbbe Fantozzi, grazie al quale possiamo sperare un giorno di uccidere l'andrangheta, di sconfiggere, eccetera. Parola di Mario Caligiuri. Ecco, Mario Caligiuri, ora Giardina che è? Un bolscevico che tenta al cambiamento, vuole impedire che la Calabria arrivi. Insomma, mettetevi d'accordo con voi stessi. Mettetevi d'accordo con voi stessi. Però l'università ha fatto anche un'altra cosa. Ha preso 140, non è quella di Cosenza stavolta, 140 disperati figli di nessuno di Guainot, sono i superstiti di Guainot, perché gli altri li hanno sistemati tutti, ne erano rimasti altri 140, hanno trovato i soldi ma non hanno trovato cosa fargli fare. E allora li hanno spediti in giro con un questionario di 50 pagine capace di uccidere un toro che solo sappia leggere. Un intero capitolo è destinato alle massaie dell'entroterra Reggino, oltretutto, io spero che non ci vadano perché gli finirà male, dove la domanda è se preferiscono il sistema non so come o quello oggi non caos. Non sto scherzando. A questo ci stiamo dedicando in questi giorni. Non è bello, certo. È durissima, però non è l'ignoranza che ci aiuterà a venirne fuori. Così come non è il punto
quanto ci riguarda quanto costa la politica. Noi vogliamo separare i costi della politica dai costi della democrazia. Noi i costi della democrazia li accettiamo. I costi della politica sono un'altra cosa. E l'ha spiegata bene con una, facendoci riflettere su una cosa agghiacciante, Gerardo Colombo qualche sera fa. I costi della politica ci stanno facendo rimpiangere Tangentopoli. Perché? Con Tangentopoli 20 anni fa noi avevamo un illecito finanziamento della politica che però usava lecitamente quei soldi per fare politica. 20 anni dopo noi abbiamo un lecito finanziamento della politica con soldi pubblici che vengono dati alla politica, che vengono illecitamente utilizzati per non fare politica ma per fare arricchimento personale. Quindi anche sul dato dei soldi, dei finanziamenti, noi non siamo lì a fare i grillini di turno. Ecco perché con noi il confronto è difficile. Perché noi stiamo dicendo alla politica un'altra cosa. Non rubate e soprattutto non ci spottete. E cosa intendo io per non ci spottete? Ve lo racconto con un ultimo aneddoto che ho vissuto personalmente. Quando, tra l'altro, noi abbiamo avuto tra i presidenti della Regione Calabria anche il professor Misticò, che era un pessimo presidente, ma un ottimo farmacologo, un ottimo ricercatore. E con lui si fecero una serie di conferenze che, alle quali io partecipai per motivi del mio lavoro, dove c'erano la Montalcini e Turbe. Per trovare i finanziamenti per la ricerca sulle staminali. E Turbecco in più occasioni ha ripetuto pubblicamente, lo dico perché qualche giorno fa per due minuti la Calabria si è ricordata di lui e hanno trovato anche un modo di ricordarlo in consiglio regionale. Più volte diceva, ma io ci notavo una punta di ironia, che lui doveva tutto alla sua città di Catanzaro, perché lui era di Catanzaro. E la prima volta, la seconda volta, la terza volta pensavo che fosse ancora me, abbiamo provato a chiedere. E il professor Turbecco, con un bel sorriso, disse: da bravi calabresi avete capito che c'era un po' di cattiveria nel mio ringraziare la mia Catanzaro. E in effetti c'era. Perché dice, voi dovete sapere che io, appena laureatomi, la prima cosa che ho fatto è stato il concorso per assistente al laboratorio analisi del pugliese Ciaccio di Catanzaro. Sono stato dichiarato inidoneo, cioè non si sono limitati a dire che non andava bene, lo hanno dichiarato inidoneo in modo che neanche con la graduatoria a scorrere potesse essere mai assunto. Quindi Turbecco, per il Nobel va bene, per vedere come vanno le catecolamine urinarie ai catanzaresi non andava bene. Questo è, perché quando qui si esercitano tutti a prenderci in giro sul far tornare i cervelli, nessuno fa nulla per bloccare l'emorragia. Io mi accontenterei di una classe dirigente che riuscisse a non far scappare quelli che sono rimasti o quelli che stanno venendo su con molto sforzo nei nostri atenei. Con molto sforzo, con molto sforzo, specie in atenei come quello di Reggio Calabria, dove gli statini si passavano a ritirarli dalla segreteria di Strangio o di Pelle. Ecco, su questo punto non è possibile che continuino a scappare. Sono veramente ridicoli quando scappano davanti a un libro. Quando vengono terrorizzate da un giornaletto scritto spesso anche in maniera sgrammaticata. Non è possibile. E soprattutto non è possibile che la nostra indignazione aspetti ancora un po' prima di farsi sentire. Grazie.
speriamo che voi vi siate affezionati agli autori e ai personaggi di oggi. Io vorrei concludere per salutarvi con un aforisma di un cantante, di Jim Morrison, però poi ve lo cambio. Da quello che è venuto fuori c'è il concetto di una società che deve svegliarsi, se ho capito bene dai miei più importanti colleghi. Jim Morrison diceva: se per vivere devi strisciare, alzati e muori, ma lui era esagerato. Io dico che se per vivere dobbiamo strisciare, alziamoci e finalmente indigniamoci. Grazie e buonasera.